amici di Enjoy Television, questa notte per One Night With siamo venuti a Brescia al Crystal Club insieme a Rudy J. Prima di iniziare il suo DJ set incontriamo il DJ bolognese Rudy J. Come sto quando sono qui con voi? Lo dico sempre, però è vero, sto veramente veramente bene. No, va veramente alla grande, è un inverno estremamente positivo, al contrario comunque del momento di crisi che invece si sta vivendo in ogni dove. Per quanto mi riguarda invece questa crisi colpisce in maniera estremamente relativa, appunto sto veramente bene, veramente un bel periodo, quindi sono molto contento. Sueños que viven, que laten, que gritan, que no encuentran límites. Nel mese di dicembre cade una ricorrenza importante per te, festeggi 10 anni di carriera. Sì, ti dico, mi fa un po' impressione pensare che siano già passati 10 anni. Io ho iniziato a suonare in discoteca era il 21 dicembre del 2002, quindi guarda caso i miei 10 anni di carriera cascano proprio quando dovrebbe finire il mondo secondo il calendario Maya, il 21 dicembre del 2012. E mi fa veramente impressione rendermi conto che è già passato così tanto tempo, 10 anni sono veramente una bella fetta di tempo. E di conseguenza ci è sembrato giusto celebrare comunque questo piccolo evento nella maniera giusta, e di conseguenza si è pensato, insieme all'etichetta che comunque, su cui ho stampato i miei singoli con il nome Rudy J, la Energy Production, e quindi il gruppo Division, X Energy e via dicendo, di stampare, di pubblicare e di far uscire in tutti i negozi a dicembre una raccolta che si intitolerà Dreams Can Come True, quindi come al solito, no, c'è sempre il tema dei sogni che diventano realtà, che ne parliamo sempre in ogni puntata, e il sottotitolo appunto Celebrating 10 Years of Rudy J, celebrando 10 anni di Rudy J, che appunto questo vuol dire che nessuno ha la presunzione dopo, perché è 10 anni che lavoro in discoteca ma sono 6 anni che lavoro in studio di registrazione, quindi non è che dopo 6 anni uno fa il best of, assolutissimamente. È una raccolta di 10 radio edit e 6 extended mix, quindi 6 tracce perfettamente mixabili in discoteca, solo ed esclusivamente, diciamo, per fare un punto della situazione in occasione appunto dei miei 10 anni di carriera, tutto qua, e ci sembrava giusto racchiudere il tutto in un oggetto che si potesse toccare con mano, e quindi è venuta fuori questa raccolta. Guardando indietro, come sono stati questi 10 anni? Sono stati 10 anni dove, se mi guardo indietro, farei esattamente tutto quello che ho fatto sino ad oggi. Non mi pento assolutissimamente di niente, penso che questo sia una sensazione ed un obiettivo molto importante per chi fa questo mestiere, penso per chiunque faccia un qualsiasi mestiere. Sono 10 anni che ricorderò per sempre, sono 10 anni in cui tutto quello che speravo potesse accadere è accaduto, e sono 10 anni che spero siano una base veramente solida su cui camminare per altri 10, 20, 30 e chi più ne ha più ne metta, perché poi giustamente anche ad un certo punto bisogna farsi da parte, dare spazio a quelli che un domani avranno loro i loro primi 10 anni di carriera. Quindi no, sono veramente 10 anni che non ce la farei mai a racchiudere in una sola parola, in una sola frase. Sono i 10 anni che mi hanno portato ad essere ancora qui con voi, e sono veramente 10 anni a cui sarò grato all'infinito, ecco. Hai in cantiere delle collaborazioni? Collaborazioni è la parola d'ordine di questo inverno sul fronte discografico per quanto mi riguarda, nel senso che più appunto di ogni altra stagione mi sono ritrovato, per una serie anche di fortunate coincidenze, ma anche perché trovo che all'estero l'hanno capito un po' prima di noi, forse anche per questo che secondo la discografia mondiale l'Italia adesso viene visto un po', no, come un paese di serie B, che è brutto da dire però. E all'estero fanno molto gioco di squadra, l'unione fa la forza, e secondo me è giusto portarlo anche qui e fare questa cosa alla nostra maniera. E quest'inverno sto mandando avanti diverse collaborazioni, sia sul fronte delle produzioni ufficiali
che su quello delle produzioni non ufficiali, perché come ci dicevamo nella puntata prima di questa del One Night with Rudy J, quella al Papete Beach il 15 d'agosto, di questi tempi un bootleg, un mashup, comunque una produzione non ufficiale che fa il giro del mondo attraverso i social network, può dare un ritorno d'immagine a un DJ produttore al pari di una piccola hit di livello nazionale. Quindi da questo punto di vista le produzioni non ufficiali, ho appena realizzato un bootleg di Asaf Avidan, One Day Reckoning Song, una delle hit di questo momento, è realizzato insieme a Ida Broz, che è un duo di DJ produttori che stanno remixando alcuni dei nomi più forti della scena dance mondiale. E abbiamo fatto questo bootleg che ha dato esattamente quei frutti di cui parlavamo la scorsa volta, cioè un bootleg che ha scatenato un hype veramente al di sopra di una produzione nazionale di successo, quindi a conferma veramente di quella che è la mia sensazione a riguardo. Invece dal punto di vista delle produzioni ufficiali, ho appena chiuso in studio un lavoro a sei mani con Luca Belloni e Alex Nocera, altro mondo studios di Rimini, quindi una realtà che conoscete benissimo, ed è una produzione che uscirà il prossimo anno, quello che a mio parere è un autentico tool da pista, si dice in gergo, cioè proprio quelle cose che sono fatte appositamente per ribaltare le piste, è veramente fortissime e di questi tempi ce n'è tanto bisogno. E poi di pari passo ovviamente mi sono stati commissionati i soliti remix, come un po' in tutte le stagioni. Ho appena chiuso in studio i remix per il nuovo progetto di Stefano Gambarelli. Il singolo si chiama Panama, il nome del progetto invece è Freaksland, e adesso mi metterò subito al lavoro invece per un remix per Provenzano DJ di M2O di un altro progetto dal titolo Rock Some Noise, e lo pseudonimo che è stato utilizzato, se non sbaglio, è Rainbow Lead. Queste sono le cose più imminenti. Poi da lì ovviamente ho già gettato le basi, perché di pari passo, no, come da tradizione, si realizzano questi lavori, intanto si gettano le basi per quello che poi sarà il singolo che uscirà la prossima estate, sempre con lo pseudonimo Rudy J. Quindi sempre tantissimo lavoro in studio, però quest'anno rispetto agli anni scorsi insieme a tante altre persone, per ottenere quindi un risultato nettamente superiore o arrivare laddove da solo non sarei capace. Sueños que viven, que laten, que gritan, que no encuentran límites. Sueños que nos acarician, que nutren la sed. Guardandoti suonare si nota che non usi né computer né chiavette, ma CD. Come mai questa scelta? Sono l'unico DJ rimasto in Italia a non lavorare ancora con le chiavette. No, il discorso è molto semplice, me lo chiedono in tanti. È solo ed esclusivamente per un discorso di memoria visiva. Ne ho sempre avuta tanta, mi ha sempre aiutato molto. Quando lavoro in discoteca io gioco tantissimo con la musica, nel senso metto i brani, però sopra gioco con tool, cappelle, cose di questo tipo. Di conseguenza, se magari non ho a disposizione 3-4 lettori CD, ma soltanto 2, il mio obiettivo è di dare lo stesso effetto sulla serata come se appunto ne avessi 4. Allora, per fare questo devo sempre giocare con la musica ad una rapidità dove veramente devi spaccare il secondo per cercare di fare tutto secondo come mi sono prefissato sul momento. Questo per dire che per avere questa velocità, ovviamente, con un CD dove gioca molto la memoria visiva, ho molta più rapidità nel trovare esattamente la canzone di cui ho bisogno in quel preciso istante rispetto ad una chiavetta che, finché hai dei Pioneer CDJ 2000 che comunque ti leggono anche le copertine dei tuoi dischi, quindi rientra il discorso della memoria visiva, fai prima scorrere piuttosto che, ma in tanti altri lettori, sempre della Pioneer, che però non sono dei modelli così evoluti, tipo il CDJ 350, il CDJ 900, tu per cercare tra le chiavette hai una freddissima schermata su sfondo nero con le lettere azzurre, e di conseguenza io, almeno personalmente, con una chiavetta non ho quella rapidità di trovare quello di cui ho bisogno, e di conseguenza per questo motivo, per mantenere questo ritmo, sicuramente il CD mi fa molto più gioco. Un domani, quando, nonostante la crisi, in tutte le discoteche del mondo ci saranno solo 4 CDJ 2000, allora anch'io passerò alle chiavette USB, però se no ad ora mi trovo ancora benissimo con i CD, quindi è solo un discorso di memoria visiva e di pari passo rapidità del DJ set, di dinamicità del DJ set, chiamiamola così. Secondo te è un momento d'oro o un momento di crisi per il mercato della musica dance? Sono sempre stato ottimista di natura, quindi probabilmente anche questo, no? Scherzi a parte, ti dico, rispetto veramente anche soltanto un paio d'anni fa, un momento in cui io ho l'imbarazzo della scelta di che cosa suonare in una normalissima serata, e non sono di certo di quei DJ che mette soltanto i dischi che vuole lui, e se la gente balla bene, se la gente non balla non capisce. Sono uno che si adatta molto e trovo che sia così. Non so dirti perché tanti colleghi italiani si lamentano, o almeno da questo punto di vista.
basta. La musica c'è, alla gente piace, perché dobbiamo stare qui a brontolare? Anzi, cerchiamo di trasmettere questo positivismo che c'è al di fuori dell'Italia e portarlo anche al nostro pubblico, che magari succede qualcosa. Grazie Rudy e alla prossima su Enjoy Television. È sempre bello essere qua ed è sempre, insomma, un piacere ed un onore. Ripeto sempre le stesse cose, ma perché l'entusiasmo è sempre quello. Quindi grazie come sempre e alla prossima. E come sempre, dreams can come true, i sogni diventano realtà, dato che c'è una raccolta in uscita che si chiama così ed era giusto ribadirlo. Ciao!